Bene, proseguono i lavori per la raccolta delle olive, olive biologiche qui alle macchie delle Coserie. Anche in queste colline sento tanta gente che raccoglie le olive in questo periodo. Vanno raccolte secondo me entro novembre, altrimenti poi viene una gelata e si rischia parecchio. Oltre che la qualità dell'olio poi scende chiaramente perché bisogna raccoglierle quando sono un po' rosolate così. Bene, siamo verso la fine della giornata. Dopo che si fa il lavoro con le reti, si mettono poi a mucchio le olive e poi vengono insaccati dentro alcuni sacchi appositi. Sono olive molto interessanti, vedete, sono le spezzanesi, grande olio, non c'è una grandissima resa, più o meno fanno i 5 litri a tomolo, ecco. Volendo, se le porti più avanti possono arrivare anche agli 8 litri, però io preferisco farle in questo periodo perché evito qualche gelata che ne potrebbe poi minare la qualità. Bene, ci troviamo nelle macchie delle Coserie. Anche stamattina siamo venuti per la raccolta delle olive. Anche come posizionare la rete è importante per fare una raccolta veloce e sicura. Io mi muovo in questo modo. Utilizzo gli alberi che sono già comunque nelle terre. C'è da considerare che questi impianti sono impianti di una volta, quindi non c'è una regola precisa, quindi bisogna studiare zona per zona. Utilizzo gli stessi alberi per avere punti di aggancio. Vedete qua, lungo il tragitto anche una canna. Mi aggancio a un altro albero, un'altra canna, utilizzo anche una piantina di fico, vedete, me ne vado proprio sul tronco, vedete, sovrappongo due reti. È importante fare un lavoro preciso in modo da avere poi il raccolto in un certo punto, che tendenzialmente finirà al centro di questa rete. Queste sono due reti che sono sovrapposte, una e due. Si sovrappongono poi praticamente congiungendole nella base del tronco con delle pietre, come vedete. Adesso noi con la manina faremo cadere le olive dentro questa vasca, chiamiamola così, di rete in maniera precisa, senza avere problemi. Come vedete, questa parte viene lasciata poco poco più bassa, proprio per poter passare in maniera comoda. Bene, vi volevo far notare questi dettagli, anche come posizionare le reti, specialmente in posti dove gli impianti non sono praticamente fatti in maniera omogenea, quindi sono piante messe di qua di là, sono piante di una volta, richiede anche un'accortezza fisica particolare. Bene, alla prossima occasione delle macchie delle cose di Edamiche l'Expert.